Fiocco Rosa all'ospedale San Salvatore. Un lieto evento che sarebbe stato quotidiano, ripetuto e sistematico fino a 10 mesi fa. Non è più così al nosocomio pesarese, che dalla primavera scorsa è blindato in regime di soli pazienti Covid. E allora un Fiocco Rosa diventa un felice quanto inatteso imprevisto alla regolare prassi ospedaliera. Questa mattina infatti alle 6:20 è nata Matilde, secondogenita di due genitori pesaresi, Filippo ed Erika. È nata a Pesaro dopo che nei piani doveva nascere a Rimini e dopo che ieri c'erano state le prime avvisaglie di parto imminente. Ma il ricovero all'ospedale romagnolo è stato breve. Secondo i medici di Rimini, i tempi non erano così maturi per protrarre oltre la degenza. La mamma Erika è dunque tornata a casa con il programma di ripresentarsi all'ospedale di Rimini questo pomeriggio. Ma Rimini non c'è più tornata. Nella notte sono arrivate le contrazioni forti, ripetute e inequivocabili. Matilde aveva deciso che era ora di nascere subito, in barba a procedure o protocolli Covid. I due genitori, alle 5:30 di questa mattina, si sono dunque catapultati fuori di casa decidendo di andare al pronto soccorso di Pesaro, dove meno di un'ora dopo è nata Matilde. Nata al pronto soccorso e non nei reparti di ostetricia o ginecologia che dal lockdown in poi sono stati traslocati a Fano. Dopo il parto al pronto soccorso pesarese, anche mamma e figlia in buone condizioni di salute sono state trasferite al Santa Croce per completare la degenza post-parto. Insomma, al tempo del Covid c'è ancora qualcuno che nasce a Pesaro. Finora i casi del 2020 si contano sulle dita di una mano e dall'estate in poi è capitato per lo più a mamme che avevano contratto la positività al virus. Non è stata così per Erika né per Matilde, una delle poche classe 2020 che potrà esibire la scritta nata a Pesaro sulla carta d'identità.